Nel Torino è squalificato Fantini, dentro Lazetic, Pioli conferma la squadra che ha facilmente vinto a Vicenza. Grande giornata per l'ex De Biasi, l'arbitro internazionale Messina, tantissimi tifosi del Torino a Modena. Meglio i padroni di casa nella fase iniziale del match, Bucchi per Graffieri, Taib in due tempi ma c'è corner. Poi rischia addirittura l'autorete il capocannoniere del campionato Bucchi, peraltro incoraggiato dal suo portiere Frezzolini. Martinelli, colpo di testa di Centurioni, è nettissima l'occasione per Abruscato che senza pressione mette fuori con il sinistro. Poi il calcio di punizione, magistrale Bucchi, Taibi riesce a mandare la palla sulla traversa, ma c'è il grande opportunismo di Graffiedi per il tap-in vincente proprio sulla linea. Sesto gol per Graffiedi, forse non si attendeva Orfei l'arrivo dell'avversario che d'astuzia mette dentro. Potrebbe raddoppiare il Modena, parte in posizione sospetta Campedelli che riceve da Giampaolo, lo stesso Giampaolo va a raccogliere il cross. Palo e poi palla che attraversa lo specchio della porta. Taibi battuto, si salva comunque il Torino che rimane nel match. Per questo intervento su Martinelli ammonito Tisci che era diffidato, dovrà saltare Modena-Arezzo per squalifica. Ed eccoci alla ripresa, grande assistenza di Bucchi per Graffiedi, prodigioso l'intervento di Taibi di piede, colpisce quasi a botta sicura Graffiedi. Poi sullo sviluppo dell'azione, numero di Tisci, ancora Taibi attento e poi Orfei che va a disturbare Campedelli. Per quanto riguarda il Torino, appena da fuori area prova Muzzi, male Ferrarese che viene sostituito da Rosina. Intanto Bucchi prova di sinistro, l'opposizione con il braccio sinistro aperto da parte di Orfei. Orfei è vicino ma allarga il braccio sinistro, non concede il rigore Messina e poi occasione per Balestre, fondamentale l'opposizione di Chiecchi che si infortuna e poi però si riprende. Rosina trova Muzzi in area di rigore ma sciupa la chance Muzzi. De Biasi manda in campo Stellone al posto di Ardito, poi nel Modena Asamoah per Giampieretti e pivotto per Graffiedi. Capolavoro da parte di Stellone, è un assist per Abruscato che buca al centro la difesa del Modena e mette a segno il suo terzo gol con il Torino, 10 l'ha segnato in questo campionato con l'Arezzo, inesorabile stavolta Abruscato. Poi in zona recupero Tisci, Bucchi e Asamoah ed è il gol partita quando ormai c'è ben poco da fare per il Torino. Anche Pioli partecipa alla festa dell'esultanza, fin troppo energico Bucchi nel congratularsi con Asamoah, è il gol partita del ghanese, ma c'è ancora un'opportunità per il Torino ma è fondamentale Frezzolini che porta via la palla a Stellone. Dunque match winner Asamoah con il Pioli bis per il Modena, 19 punti in 8 partite, nelle ultime 14 trasferte per il Torino 2 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte. Linea Franco Lauro.